Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel prossimo video. In questo video oggi ragazzi parleremo di una nuova presentazione, cioè le stazioni ferroviarie. Ragazzi, allora, questa è stata una presentazione a cura di Flendy, Gil Banano e Cocco Pesca, un mio grandissimo fan. Non si vede, non si legge Clisma, che è il nuovo personaggio che al momento non è che ci arrivato. doveva essere per lo speciale 100 iscritti, ma purtroppo non c'è stato, per problemi tecnici dello speciale, ma vi verrà presentata, tranquilli. Poi c'è Federico, se c'è questa che hai in mano, io Flix. Bene ragazzi, prima diapositiva. Ok, Le parti di una stazione. allora, le parti di una stazione. Cartello che ci indica la stazione dove siamo. Linea gialla liscia. Poi c'è la linea gialla con i puntini, quella ruvida. Numero che indica il numero del binario. Qua, come vedete, 18. Perché, cioè, non è che comunque. Cioè, come verrà fuori 18, non è che viene come Harry Potter 18 e 3 quarti, quello di Harry Potter 9 e 3 quarti. Però cioè, non è so che viene fuori 18 e 3 quarti, dov'è devo trapassare il luogo del treno in Italia, no, no. Poi ovviamente la rotaia. Prossimo slide. Allora, poi. Le Le caratteristiche di caratteristiche di una una piccola stazione. stazione. Allora, il cartello che indica il nome della stazione, in questo caso Bo San Vitale, Bo non San Vitale. I capoluoghi di regione hanno molte stazioni così. Cioè, come nelle piccole stazioni, nelle stazioni piccole transitano tanti treni. Poi le stazioni In una cupola. sono quelle stazioni che sono contenute in una cupola, come Milano Centrale. Poi, prossima, eccoci qua. Le stazioni con binari sotterranei. Le stazioni con binari sotterranei sono le stazioni che sono sia in superficie sia sottoterra. Le principali sono Bologna Centrale AV sotterranea e Milano Porta Garibaldi sotterranea. Un'eccezione è Genova Piazza Principe che ha il binario 1 sotterraneo e il binario 2 sotterraneo. E poi ragazzi, non l'ho messo perché questa slide c'è. L'ho, come dire, un po', come dire, sistemata, ecco, perché ho trovato qualcosa. Che era un po' maluccio, cioè niente di strano, però gli errori si fanno sempre. Beato chi non sbaglia. Tutti noi sbagliamo, tutti abbiamo sbagliato. Questo è. C'è anche il 21 sotterraneo di Milano Centrale, non sono riuscita a metterlo. Prossima slide. Le Le stazioni stazioni finite, cioè finite. quelle che tutti hanno tutti i binari morti, come Firenze Santa Maria Novella. Milano Centrale, Torino Porta Susa, Verona Porta Nuova. Le stazioni finite sono delle stazioni con dei binari morti, cioè finiscono con uno sbarramento, con i respingenti. Molte stazioni finite possono stare al sud perché c'è la fine dell'Italia, a nord ce ne sono altre tipo Milano Centrale. Perché dopo si va, per esempio, per Zurigo, Monaco, eccetera, eccetera. Le stazioni intermediarie O o infinite. Le infinite, tra stazioni virgolette. intermediarie o infinite sono quelle stazioni che, diciamo, sono di passaggio come Bologna Centrale, la Mezza Terme Centrale, eccetera. Queste stazioni non hanno binari morti se non per tipo merci o locomotive ferme che non possono stare ferme sui binari della stazione. Cioè, Quindi. binari morti che si prendono negli scambi e sono proprio cortissimi. I semafori, ragazzi, i semafori sempre attivati dalla stazione possono dire avvisare il treno se passare, fermarsi o andare lentamente. Il semaforo rosso dice al treno che non può andare avanti. Il semaforo giallo dice al treno che può andare avanti ma lentamente. Allora, qua ci fermiamo un attimo. Se volete saperne di più sui semafori, nel senso, noi finiamo il discorso, ma sui semafori gialli Flix ha aggiunto una cosa nello scorso video, quello sulle rotaie. Quindi, se volete saperne di più, andate a vedere quel video. Che tanto, cioè, non è cos'è così tanto. Cioè, di suo è che. Cioè, come dire. Perché quello giallo dopo, quando siamo passati, come per esempio prendiamo la 652. Bene, passati col giallo, devo tirare il freno perché dopo il primo semaforo sarà rosso. Bene, poi il semaforo verde dice al treno che può andare avanti senza problemi. Poi, come ha detto lui, le curve.
più approfondite sono negli altri video della presentazione dei binari. I semafori servono anche per gli impianti di sicurezza, perché sono i semafori hanno sempre evitato e tuttora evitano tantissimi incidenti. Prossima slide. I tabelloni! Qui l'abbiamo preso di Bologna Centrale, ce ne abbiamo preso uno a caso, no scherzo. I tabelloni servono a indicare da dove arriva il treno e dove va il treno e sono divisi in due parti. Il tabellone delle partenze e il tabellone degli arrivi, i tabellini. Mi è partito, colpa mia. Guardate, l'età e il tabellino, lasciate perdere. Tabellone degli arrivi. Se vuoi lo vado un attimo a modificare, freni di posto oppure no? Ma come vuoi, se... Adesso possiamo dire che dovremmo continuare e possiamo continuare. Vabbè, lascia. Allora, indicano il logo di treno alla Italo, eccetera, cioè Treno Italia, Treno Nord, eccetera. Il logo del treno Intercity, ICEN, cioè Intercity Notte, Intercity, eccetera. Arrivo, cioè del tabellone degli arrivi, arrivo da Milano. Partenza, cioè da dove parte. Dove parte, cioè da dove va a Reggio Calabria, bene. Orario parte a Castelfranco Emilia alle 12.45, ho detto una cavo, cioè ho preso come dire, l'orario che mi è appena venuto in mente. Eventuali ritardi, con scritto ritardo e magari ritardo, cioè 5 minuti, c'è scritto 5, stato treno e binario, stato treno 91824 e binario arriva al binario 8. Indicano tutti i treni, tranne quelli che transitano in stazione, cioè quelli che non fermano in stazione, e i merci, non c'è neanche il tabellone di scale merci, quindi prossima slide. I monitor servono a indicare a carrozza e dove si ferma, cioè come avete detto qua, preso da un mio video, un ci indica che la carrozza, un dici si ferma qua, si ferma in quel punto lì. Scusiamo per la foto, è un po' sfocatina. Sgranata. E dove si ferma? Indica se la carrozza è in prima classe o in seconda. Indica una quale carrozza ti trovi, come vedete in questa immagine. Cioè, per esempio, questa è la carrozza 5 del Freccia Bianca 9819, scusate per l'italiano, 9819, e nella carrozza 005 per Bari Centrale. Vedete in queste due immagini un monitor di un freccia bianca e di un freccia rossa. In questo caso un monitor che indica la carrozza 11 di un freccia rossa. Prego. E con qua finiamo la nostra presentazione, ma la prima parte. Lasciare questa volta con una sfida like. 5 like ed esce la parte 2. 5 like esce la parte. Esce la parte che leggete, questo è solo il titolo. La parte 2. Bene, ragazzi, questa è la parte 1, lasciate 5 like e arriviamo alla parte 2 e noi ci vediamo con tanti prossimi video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi. Ai prossimi video.